Ciao Grigliare Duro Crew, oggi ci facciamo un bel pollo con la birra nel... Vedete che bello la pelle, bella scrocchiarella e andiamo al taglio e via. Il Birkin Chicken è il famoso pollo affumicato e cotto lentamente utilizzando poi la birra come liquido per mantenerlo bene umido. Nella ricetta originale si prende direttamente una lattina di birra e la si infila nelle parti nobili del pollo. Noi cosa vogliamo fare oggi? Vogliamo ricreare la stessa ricetta utilizzando però un supporto per Birkin Chicken. In questo modo abbiamo una pentola, una padella, con tutto l'alloggio, il contenitore per la birra e il simpatico tubo da mettere nel pollo, che manterranno il tutto ben pulito, perché questa padella è in 100% acciaio inox e quindi non abbiamo le vernici delle lattine. Il bello poi del supporto qual è? È che noi abbiamo la padella dove possiamo mettere le verdure che cucineranno lentamente anche loro, irrorate da tutti i bei succhi che rilascerà il pollo, e in più, avendo un contenitore universale, possiamo usare la birra, possiamo usare il vino, possiamo usare del brodo. Prima di andare avanti ti ricordo di mettere mi piace, iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per supportarci e rimanere aggiornato. La ricetta è semplicissima. Partiamo con il contorno classico col pollo, le patate. Possiamo metterci dentro zucchine, cipolle, peperoni, quello che vi piace. Noi abbiamo un tempo di cottura del pollo di circa un'ora, le patate tagliatele abbastanza sottili così verranno perfettamente cotte. Tagliate le patate, andiamo a metterle nella pentola, le condiamo con un filo d'olio. E un rub mediterraneo che con le patate ci sta sempre bene. Possiamo dare una mescolatina e il nostro contorno è pronto. Pronto il contorno, passiamo al pollo. Nulla di più semplice, prendiamo un bel polletto, questo è come si presenta quando lo comprate al supermercato. Bisogna andare a tirare fuori le zampine, andiamo a prendere sempre un goccio d'olio e andiamo a ungerlo per bene. Se proprio proprio volete fare i goduriosi, da qua alzate la pelle e andiamo poi a mettere un goccino di olio anche dentro. Prendiamo il nostro chicken rub e andiamo a cospargerlo bene. Siate belli abbondanti che qua c'è bisogno di sapore. Una volta che abbiamo insaporito bene il nostro pollo, allora questa è la parte che andiamo a mettere dentro nel pollo che ce lo terrà in piedi. Andiamo a prendere una birra e la mettiamo nel contenitore. Quella che avanza ve la bevete. E poi prendiamo il nostro bel polletto, zac, ed eccolo qui, tutto bello elegante per andare nel nostro barbecue. Predisponiamo il barbecue per una cottura indiretta intorno ai 150 gradi. Aggiungiamo un chunk per affumicare. Mettiamo il nostro Birkin Chicken in cottura indiretta e chiudiamo il coperchio in modo che si affumichi per bene. Quando la temperatura al petto avrà raggiunto i 75 gradi e quella alla coscia gli 82, il nostro pollo è pronto per essere mangiato. Eccoci qua, dopo circa un'ora e mezzo il nostro Birkin Chicken è pronto.
si sente quel bel profumino delle spezie e dell'affumicatura, che è proprio il gusto che dovevamo ricercare. Le patate sono pronte, hanno lasciato giù il pollo un bellissimo sughetto da cui faremo una bella puccia. Guardate qualche roba, me la mangio subito. Ok, tagliamo il nostro pollo perché qua la fame è tanta e il tempo è poco. Togliamo il pollettino. Magico imbuto se ne va, profumino di birra, e andiamo al taglio e via. Bello fumante e bollente, guardate che bello, bello umido. Invece qui abbiamo la nostra bella coscetta, anche lei super bella umida, cotta alla perfezione, la pelle bella scura, ha preso la sua bella affumicatura. Partiamo con gli assaggi, prendiamo il petto, guardate qua come si sfalda per bene, ci diamo una bella pucciatina nel magico sughetto e via. Spettacolare, è rimasto super succoso il nostro magico sughetto, mi dà quel bel sapore e anche senza la pelle, col fatto che abbiamo rabbato sotto appunto la pelle del petto, il sapore è veramente intenso. Mentre adesso ci spariamo la coscia, guardate, cioè gocciola qua, cioè, mamma mia che bomba, e questa proprio così. La coscia sicuramente rispetto al petto ha sempre una marcia in più, super succosa, super saporita, la pelle con le spezie del rub che ti lascia in bocca proprio quel bel sapore pieno, cioè è una cannonata. Il Birken Chicken è una ricetta semplicissima, ce la si porta a casa in un'oretta e mezzo, leggera affumicatura, il contorno è pronto già qui. Si fa tutto insieme in una volta e è una ricetta che non perde mai, con gli amici fai sempre un figurone della Madonna. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, segui il nostro canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su nuovi video. Ci trovi anche su Facebook e Instagram e per tutte le informazioni www.grigliareduro.com.